Ci troviamo in macchina con Luca Damiano e Chiara Ciampa. Luca, ciao. Cosa pensi di questo Natale? È molto bello essere qui, l'anno scorso non c'ero. E stanotte volevo dirvi che ho dormito nella veranda, sulla poltrona, perché i miei mi hanno chiuso fuori. Perché sono talmente abituati a chiudere la mania del portellone che hanno dimenticato di avere una figlia. Beh, quindi, sì. Buon Natale! Oh, oh, oh. Dopo questa storia triste che la magia del Natale colpisce ancora, signori, ci stiamo dirigendo a casa di Luca e Chiara. Di Laura e Robs. Auguri, buon anno. Salve, auguri. No, è il suo sogno. Oh, allora, ciao. Auguri, Raffi. No, già ci sono. Ragazzi, facciamo un toto. Guarda dal letto, va, guarda dal letto, ci costruiamo. Ma non lo vedi? Ti sei mai sentita così importante? Avete capito? No. Tra il 27 ed il 3. Sì, esatto. Cianci. Cosa io? Lo schiattone. Padrona di casa, curi. Cioè, ma questi sono tanti dal capone, no? Prima casa tua, Ciao, qual è il capito? Sto a posto, io sto bene, tu? Sì, ma oggi mi ha passato la randella, ma bella, facciamo subito. Ma c'è difficile, ragazzi, perché qui c'è scritto bottiglia. Michele Mattaglanzi Farella. No! Questo è tipo il mercato in fila quando è scelto. Ma no, che io non devo sapere di chi è. Sione Raffaele. L'ultimo regalo che rimane è questo foglio oppure il mio regalo? Aspetta. Il mio regalo è per Luca Damiano. Silenzio. Vai, dici. Ho detto che arriva Laura dal 27. Ma non ti successo. 10 no.